C'è una terra da c'era una volta e che c'è ancora, da sempre posta come un ponte slanciato verso il cuore del Mediterraneo, crogiolo di culture, razze e lingue diverse. Luogo omerico dell'anima, questa terra è un poema, un'Iliade e un'Odissea, una guerra che non uccide perché da sempre indica alla sua gente la via della resistenza. È un viaggio di andata e soprattutto di ritorno, nel cuore della sua essenza. Dall'Adriatico allo Ionio, fino a Finibus Terre, sulle serre del suo entroterra, fino ai suoi confini naturali, le Murge. Quello che state per vedere è un viaggio che andrà alla ricerca di tutto questo. Sedete e mettetevi comodi. Guida lei, la terra d'Otranto. Questa penisola ha visto la preistoria molto prima di tanti altri luoghi. Le grandi migrazioni che interessarono l'Europa durante il Paleolitico coinvolsero anche questa terra, circa 80.000 anni fa. Le numerose grotte naturali, caratteristica comune di questa penisola di natura carsica, furono abitate o adattate a luoghi di rito dove si invocavano gli dei della fecondità. Fra i luoghi più suggestivi che oggi si possono visitare, in un parco archeologico incastonato sulle colline di Ostuni, c'è la grotta di Santa Maria di Agnano. Qui, nel 1991, il professor Donato Coppola rinvenì una sepoltura di grande valenza storico-archeologica. Una giovane donna vissuta 25.000 anni fa, morta a 20 anni, con in grembo ancora il suo bambino mai nato. Sepolta così, con una mano sulla pancia quasi a proteggere il figlio ed una corona di conchiglie sulla testa, impastate con ocra rossa. Un rito suggestivo, di cui nulla ci è dato sapere, ma di cui non possiamo non avvertire la grande carica emotiva che l'ha mosso. Il luogo fu abitato ininterrottamente nei secoli successivi. Qui c'era un santuario messapico, più in basso un villaggio, durante il Medioevo una chiesa cristiana e poi la residenza del vescovo. Il suggestivo Museo delle Civiltà Preclassiche di Ostuni custodisce le testimonianze di questa lunga storia, oltre ad accogliere le spoglie della più antica madre che si conosca, quelle del suo bambino, ed un'affascinante ricostruzione di quella morte improvvisa che oggi ci appare tanto poetica come fu tragica per quella comunità, ormai così lontana da noi. Fra le grotte più celebri di questa terra, il pensiero vola subito verso Porto Badisco. Testimone della grande avventura di una scoperta, nel 1970, che colloca questa località fra i luoghi cruciali del Mediterraneo antico. Grotta dei Cervi. Una serie di ambienti ipogei, divisi in più corridoi, qualcuno ancora inesplorato, lunghi oltre un chilometro, che furono trovati ricolmi di ogni sorta di reperti e vasellame, e soprattutto decorati da 3.000 pittogrammi di suggestiva bellezza, che trascendono le immagini reali, le superano e dopo 6.000 anni cercano di parlare con un linguaggio che ancora oggi non è comprensibile del tutto. Non lontano da qui, in agro di Santa Cesarea Terme, sempre negli anni 70 venne scoperta Grotta Cosma. Anche questa cavità nasconde dei pittogrammi molto simili nello stile a quelli di Badisco, con
con l'uomo cacciatore con l'arco sempre presente. In questa grotta, fra l'altro, furono rinvenuti alcuni emicicli di pietra, strutture veramente emblematiche. Tutto questo testimonia l'alto grado di civiltà che in questo estremo lembo di terra d'Otranto protesa verso est si raggiunse nel Neolitico. Di grotte preistoriche ve ne sono molte altre. Fra queste non possiamo non citare Grotta Romanelli, a Castro, custode dei primi ritrovamenti del Paleolitico in Italia. Ha restituito pietre incise con una grande varietà di motivi, oltre alla figura del bovide, di cui nel Museo di Maglie è esposto un fedelissimo e prezioso calco. Sono inserite quasi sempre in contesti naturalistici quasi del tutto incontaminati, che accrescono il loro fascino. Come Grotta del Cavallo, il più antico complesso italiano riferibile al Paleolitico superiore, situata nel meraviglioso parco di Porto Selvaggio. Essa ha coniato la definizione di Uluziano per indicare la cultura che qui si era sviluppata 34.000 anni fa. Qui gli studiosi hanno individuato una interessante industria litica ed un lungo periodo insediativo. Bellissima, e questa si può anche visitare, la Grotta Zinzulusa. Il camminamento che si addentra nelle sue viscere, aperto di fronte al mare di Castro, è fra i più scenografici in assoluto. La più antica scultura in pietra del Salento, giunta fino a noi, resta tutt'oggi l'enigmatico idoletto di Arnesano, di cui si data l'origine a 5.000 anni prima di Cristo. Un volto misterioso ricavato dalla pietra della Valle della Cupa, di cui esistono molte interpretazioni ma nessuna certezza. La sua scoperta fu casuale. Fu rinvenuto nel 1968 in un vano ipogeo scavato artificialmente, una tomba grotticella. Al suo interno c'era uno scheletro in posizione fetale. Fra le braccia aveva il famoso idoletto. All'epoca quei resti umani furono purtroppo gettati via, e così oggi non è possibile avere una datazione circa la sepoltura e nemmeno un'ipotesi sul sesso dell'individuo. Non sappiamo se era uomo o donna. La tomba ospitava anche 3 vasi ed era chiusa e sigillata con una lastra. Ma sono molte le scoperte che ci riportano ad un mondo perduto, come le Veneri di Parabita, 2 piccole sculture di donne incinte datate attorno ai 14.000 anni fa, che nel 1965 il professor Giuseppe Piscopo ritrovò all'interno della grotta, in località Monaci a Parabita, che ora porta il loro nome. Sono ricavate da 2 frammenti ossei di animale, forse di cavallo, alte una 9 cm e l'altra 6. Presso i laghi Alimini fu rinvenuta recentemente un'altra statuetta che però si presenta asessuata e lascia aperto il campo alle supposizioni. Tutto il panorama ancestrale salentino è costellato da decine e decine di monumenti megalitici. I dolmen, il cui esempio più imponente è rappresentato da quello di Minervino. Grandi lastroni monolitici che gli studiosi interpretano come i primi grandi monumenti funerari in Europa. Imponente è anche quello presso Fasano, ma dopo le distruzioni dei secoli successivi ne sopravvivono ovunque molti altri. E poi i menhir, una grande pietra accuratamente lavorata per essere infissa nel suolo, per motivi che ancora non sono del tutto chiari.
Il più alto si trova a Martano, sfiora i 5 metri di altezza. Gli altri se ne contano oltre un centinaio, ma forse altrettanti sono quelli andati distrutti, sono disseminati nelle campagne, in qualche borgo e in numero esponenziale in territorio di Giudignano. Questo loro svettare verso l'alto proietta questa terra nelle atmosfere magiche della mistica Gran Bretagna. Un'altra peculiarità di Terra d'Otranto sono senz'altro le specchie, enormi cumuli di pietre che si alzano come una collinetta nelle campagne. Le incontriamo ovunque, da nord a sud di questa terra. Anche sul significato di queste strutture, gli studiosi sono divisi. Il Galateo le descrive nel suo libro, sul finire del 400, ed anche lui è diviso nel considerarle antiche fortezze crollate o tombe monumentali sul modello delle genti della sponda balcanica. Potrebbero non essere d'epoca preistorica e fosse usate dai messapi con funzioni di controllo del territorio. Al di là dell'origine storica, resta il fascino che questi colossi di pietra esercitano ancora oggi sull'esploratore di queste campagne. La storia vera e propria comincia quando le genti autoctone si fusero insieme ai viaggiatori provenienti dall'opposta sponda sull'Adriatico. Nacque una nuova stirpe, che i greci chiamavano Messapi, una parola che stava ad indicare una terra in mezzo a due mari. Questa nuova entità, rivendicando la propria terra e la propria autonomia, senza alcun desiderio di conquista ed espansione verso altri territori, cinse le sue città di mura ciclopiche. Costruì quella dei suoi morti. Tenne a distanza l'invadenza dei coloni greci. E prosperò per un lungo periodo, dall'VIII al II secolo avanti Cristo, rinsaldandosi per tutto il territorio che andava da Egnazia, oggi territorio di Fasano, fino a Vereto, il capo di Leuca, l'estremo suolo oltre il quale le terre si inabissavano. La civiltà greca, nonostante tutto, faceva parte integrante del tessuto sociale. Lo stesso alfabeto era molto simile e in tutta la zona a ridosso di Taranto, la più grande colonia della Magna Grecia in Italia, resistono ancora oggi meravigliose tracce di templi. Quello più noto si trova oggi davanti al Castello Ragonese, ma il sottosuolo ne nasconde altri, ed insieme ad essi tombe e sepolture di vario tipo, ma anche i resti della grande cinta muraria che un tempo doveva circondare una città enorme. Facciamo un piccolo viaggio nella Messapia, visitando uno dei suoi baluardi, Manduria, e il suo parco archeologico, assieme a una delle sue guide, Francesca Palumieri, partendo dal luogo simbolo, forse, di questa città. Ci troviamo all'interno della grotta che racchiude il nostro Fonte Pliniano, il simbolo della città di Manduria, una delle poche città ad avere la fortuna di avere uno stemma civico in carne ed ossa, più che altro in pietra. Il Fonte Pliniano è una fonte d'acqua sotterranea, una fonte d'acqua perenne che scorre da più di 2000 anni, che racchiude un segreto, un mistero, e si chiama Pliniano perché il primo a parlare di questa fonte è stato Plinio il Vecchio, uno scrittore latino il quale cita per la prima volta il nostro amatissimo Fonte nel suo Naturalis Historia, una grande opera all'interno della quale egli si divertiva a citare i fenomeni naturali fino ad allora rimasti senza una spiegazione. Perché cita il nostro Fonte? Perché si tratta di una fonte d'acqua sotterranea il cui livello rimane sempre costante. Anche se noi volessimo aggiungere o sottrarre acqua, il livello rimarrà sempre uguale. E questo è rimasto un mistero per più di 1000 anni, infatti
Dobbiamo aspettare la fine del 1700 e l'inizio del 1800, quando un nostro concittadino Giuseppe Pacelli si chiuse qui per 4 giorni e per 4 notti e studiò questa grotta in parte naturale e in parte scavata dall'uomo, che ha un diametro di circa 18 metri ed è profonda poco più di 7. Che cosa scopre Giuseppe Pacelli? Scopre che tutto ha inizio da questa parete rocciosa, dove, come possiamo vedere, ma anche sentire, l'acqua scorre, si raccoglie in una vasca che possiamo vedere e tramite un canale che si trova proprio sotto i nostri piedi sfocia nella vasca piccola e di qui nella vasca grande. Fin qui un normale fenomeno di convogliamento delle acque. Il mistero infatti si trova proprio nella vasca grande, questa che abbiamo di fronte. E questa vasca infatti Giuseppe Pacelli ci racconta che si estende per circa 3 metri a partire dal livello del terreno, dal fondo per 1 metro è intonacata, mentre i restanti 2 metri sono a perdere, quindi c'è dello spazio tra i conci di tufo che compongono questa vasca. Perciò possiamo ben capire come l'acqua in eccesso si possa disperdere facilmente nel terreno circostante e quindi in questo caso il livello rimane uguale. Se invece noi volessimo provare a togliere l'acqua dalla vasca grande, la vasca piccola contribuirà subito a rifocillare la vasca grande e anche in questo caso il livello sarà sempre uguale. E come ogni luogo magico e misterioso che si rispetti, anche intorno al nostro amatissimo fonte sono nate diverse leggende. Quella dell'albero di mandorle, quell'albero che cresce fra le rocce proprio sopra di noi. Si racconta infatti che i messapi, i nostri antenati, i primi che popolarono questo lembo di Puglia, dopo ogni battaglia avevano l'abitudine di confiscare l'oro ai loro nemici, scioglierlo, fonderlo e plasmare delle mandorle che venivano poi appese ad un albero che si trovava sopra una fonte miracolosa. Addirittura prima di ogni battaglia i nostri guerrieri avevano l'abitudine di immergersi in questa fonte d'acqua, dopodiché ne uscivano invincibili e anche i capelli delle donne venivano tesi per formare gli archi dei nostri arcieri. E quindi questo è un posto ricco di storia e di mito che ha caratterizzato la vita non solo dei nostri antenati ma anche la nostra vita al giorno d'oggi. Infatti quest'acqua era potabile fino agli anni 50, agli anni 60 del secolo scorso. Addirittura si pensava avesse delle ottime proprietà curative. Non sappiamo se il fonte citato da Plinio sia veramente questo. Nei dintorni di Manduria ci sono altre cavità simili e in Agro di Sava, nella grotta Grava Palombara, si entra in una sorta di gemello del fonte più famoso. Ci troviamo al centro tra la prima e la seconda cerchia muraria. Sì, perché la città di Manduria era cinta da 2 cerchie murarie, anzi 3 per l'esattezza, anche se la terza, attualmente dove ci troviamo noi adesso, non si può vedere. Comunque il fatto che Manduria fosse racchiusa da queste 3 cerchie murarie testimonia che nel corso dei secoli la nostra città era in crescita. Infatti basti pensare che la prima cerchia muraria, che è quella che si trova alla mia sinistra, che è quella arcaica, la prima nata intorno al V secolo avanti Cristo, ha una circonferenza di 2200 metri. Ha una fattura abbastanza primitiva, si tratta di un'unica fila di blocchi, mentre la seconda cerchia muraria, molto più giovane, risale al IV o III secolo avanti Cristo, che si trova alla mia destra, ha una circonferenza molto più estesa di ben 3300 metri, quindi questo è il segno che la nostra città era comunque cresciuta e diventava un centro molto importante. Lo testimonia anche un'altra caratteristica delle nostre cerchie murarie, cioè la doppia porta o porta Y, un doppio ingresso necessario evidentemente per gestire il flusso non solo degli abitanti ma anche dei visitatori. E questa è una delle caratteristiche che hanno città importanti come Atene, Micene, Corinto e anche il fatto che noi qui a Manduria, un'importante città messapica, abbia questa caratteristica ci fa pensare che il nostro centro fosse molto importante. E anche perché se noi la direzione di uno di questi 2 ingressi, se noi ci mettiamo su questo ingresso e tracciamo una linea retta immaginaria, ci porta dritti al Fonte Pliniano, che come ho detto prima era il
fulcro della vita dei nostri antenati dei Messapi. Era un luogo sacro, molto probabilmente dedicato ad una divinità dell'acqua o della terra. Dicevo prima, Manduria è racchiusa da ben tre cerchie murarie. La terza è stata scoperta per ultima, noi la chiamiamo la terza in realtà per comodità perché è stata scoperta per ultima in ordine cronologico. In realtà si colloca tra la prima e la seconda cerchia muraria e si chiama Muro Bello. Muro Bello perché data la perfetta squadratura dei blocchi che lo compongono. Risale al IV secolo, nasce nel fossato della prima cerchia muraria, dove ci troviamo noi adesso, e aveva questa caratteristica. Nasce intorno al IV secolo, quindi un periodo in cui finalmente a Manduria si respirava un clima di pace. Erano sospese le ostilità con la vicina città di Taranto, colonia spartana, da sempre acerrima nemica dei nostri Messapi. Quindi a Taranto arriva il re Archita che dà inizio ad un periodo di pace. Ecco perché i nostri Messapi hanno potuto dedicare del tempo a costruire questa cerchia muraria che più che avere un valore difensivo aveva uno scopo, una funzione estetica, molto probabilmente per coprire la prima cerchia muraria che aveva una fattura primitiva. Ci troviamo di fronte ad una cosiddetta postiera, uno dei cunicoli sotterranei che sono stati ritrovati nella seconda cerchia muraria. Questi canali sotterranei, più che per servire per scappare dalla città in periodi di assedio, in realtà servivano per la manutenzione del fossato, un fossato imponente che seguiva sia la prima che la seconda cerchia muraria. Da questa parte, alle spalle della seconda cerchia muraria, si sviluppa la parte più importante della necropoli. Questo però non ci deve far pensare che anche all'interno della città non ci fossero le sepolture. Certo, anche all'interno di quello che era il nucleo di Manduria ci sono. Però la parte che è stata studiata dagli archeologi si trova all'esterno, alle spalle della seconda cerchia muraria. La necropoli messapica, che conta più di 1000 sepolture, solo quelle scoperte dal professor Nevio De Grassi, che tra la fine degli anni 50 e l'inizio degli anni 60 ha portato alla luce un vero e proprio tesoro. Tutte sepolture a fossa che avevano alcune differenze in base al periodo al quale risalivano. Le sepolture del primo tipo avevano un piano di posa liscio con un piccolo rialzo in corrispondenza del dove poi sarebbe stato poggiato il capo del defunto. Quelle del secondo tipo hanno un piano di posa liscio e una fossetta al centro, perché una volta riesumato il cadavere, in quella fossetta venivano depositate le sue ossa e quindi la sepoltura poteva essere riutilizzata una seconda volta. E quelle del terzo tipo, che oltre alla fossa centrale hanno anche le quattro fossette laterali, necessarie a appoggiare i piedi del cline, un asse ligneo che permetteva di impilare, così come una sorta di letto a castello, i vari defunti. Perciò la stessa sepoltura poteva accogliere più defunti nello stesso momento, però sempre appartenenti alla stessa famiglia. Una caratteristica delle nostre sepolture è quella che sono state intonacate, quindi non con particolari decorazioni. Le uniche decorazioni che sono state ritrovate sono due fasce, una blu e una rossa. Nel parco archeologico di Manduria si assiste anche ad un riutilizzo degli ambienti messapici in età alto-medievale. Scopriamo così una grande tomba a camera d'epoca classica che venne allargata e riadattata a chiesa rupestre. L'ultima tappa del percorso all'interno del parco archeologico delle mura messapiche di Manduria è la chiesa ipogea di San Pietro Mandurino. La chiesa di per sé non ha a che fare con il periodo messapico, però trovandosi qui in questa zona è stata messa in sicurezza ed è l'ultima tappa del nostro percorso. Questa chiesa ha una particolarità, si innesta su due piani, ha una parte emergente che molto più giovane risale al X-XI secolo, mentre una parte ipogea, sotterranea, dove ci troviamo qui adesso, molto più antica, risale al VII-VIII secolo. I primi che arrivarono in questa zona furono dei monaci che scappavano dall'Oriente in quanto perseguitati. Una volta arrivati qui si trovano di fronte a loro questa tomba a camera, molto probabilmente di origine greca, e costruiscono la loro chiesa proprio intorno a questa tomba a camera. Ed è qui che loro svolgevano la loro vita, erano dei monaci eremiti che trascorrevano qui le loro giornate e si racconta che impiegassero le loro giornate proprio a fare dei bellissimi affreschi che però purtroppo
purtroppo non si sono conservati fino ai giorni nostri, perché quelli che vediamo molto probabilmente sono il frutto di parecchi ritocchi che questa chiesa ha subito nel corso dei secoli. Quello più famoso è forse quello d'opera del vescovo Labanchi nel 1724. Durante una visita pastorale, infatti, il vescovo della vicina Oria si accorge che la chiesa, la struttura, era in pericolo di crollo, quindi ne ordina il restauro. E molto probabilmente in questa occasione vengono ritoccati un po' gli affreschi che caratterizzavano questa parte della chiesa. In effetti, nella tomba a camera c'è un affresco dedicato alla Natività che si sviluppa su tre pareti, però come possiamo vedere sotto ci sono i resti di una balconata che sicuramente con la Natività non hanno a che fare. E anche c'è un soldato che è di guardia ad uno dei re magi che nasconde sotto di sé un altro volto e un altro colore. Quindi probabilmente questi affreschi sono stati ritoccati da chi veniva qui ad ammirare questa chiesa molto bella. Fra quelli che forse sono degni di nota abbiamo quello dedicato a Santa Sofronia, una santa nostrana che nasce a Taranto e che trascorre la sua vita su un'isola di fronte alla città di Taranto. E si racconta che questa santa eremita trascorresse le sue giornate scrivendo delle poesie sui tronchi dell'albero. Infatti in questo affresco viene raffigurata durante la sua vita mentre incide il suo nome su un tronco d'albero e poi durante la sua morte. Si racconta infatti che gli uccellini abbiano scoperto il suo corpo e lo abbiano ricoperto di ghirlande di fiori, corpo che poi fu trovato dopo due giorni da un gruppo di pescatori. Fra i vari affreschi, un altro molto importante è quello dedicato a Maria Egiziaca, che si trova proprio di fronte all'affresco dedicato a Maria Maddalena. Ed è caratteristica questa posizione perché anche Maria Egiziaca non godeva di una reputazione, diciamo, positiva all'interno del mondo ecclesiastico, perché durante la sua vita, nella prima parte della sua vita, era stata una persona che si era dedicata molto ai piaceri materiali della carne. Però l'incontro con un sacerdote le ha cambiato la vita e quindi le ha aperto le strade alla sua conversione. La civiltà messapica si stringeva attorno ai suoi santuari, i luoghi di culto, ma anche ai suoi approdi, lungo le sponde di cui era circondata, solcata dalle navi che commerciavano nel Mediterraneo, che qui trovavano luoghi di sosta, di ristoro, di preghiera alle divinità per una buona prosecuzione del viaggio nel mare sempre temuto. La più antica carta geografica finora ritrovata, fino a prova contraria, fu rinvenuta nel 2003. La mappa di Soleto. Molto prima dei Romani, i Messapi avrebbero inciso su una ceramica a vernice nera la geografia del loro territorio, il Salento, il settore centro-sud della loro penisola, il suo disegno ed i nomi delle principali città. Un unicum che non ha paragoni in archeologia. Se il tempo confermerà questa ipotesi, dimostrerebbe quanto questo popolo fosse legato alla sua terra, un attaccamento che lo spinse a tracciarne i confini e le sue città. Il pacifico regno della Messapia terminò davanti ai conquistatori di Roma, la civiltà più forte e progredita di tutto il Mediterraneo, ed anche il Salento dovette soccombere ad essa. Tuttavia la storia insegna che ad ogni mescolarsi di stirpi segue una nuova rinascita sociale. Brindisi divenne il faro di tutto il Mare Nostrum, come chiamavano i Romani il Mediterraneo. Vennero costruite strade, acquedotti, terme, infrastrutture, ma anche teatri, luoghi di cultura, ed anfiteatri per gli spettacoli di massa. E tutta la penisola salentina ne beneficiò. I ricchi patrizi romani qui costruirono le proprie ville, come si vede sulla stupenda costa tra Pulsano e Leporano, sullo scenario di quello che allora come oggi doveva essere uno stupefacente panorama naturale. Poi arrivò anche la crisi dell'impero romano e cominciò quello che la storia chiama Medioevo. La fine dell'impero romano segnò l'inizio di una nuova era nel mondo ed ovviamente anche qui. La mancanza di un'autorità statale, la decadenza delle città costiere per via degli assalti dei predoni, la recessione economica spinse gli abitanti nell'entroterra. La roccia di questo territorio era facilmente lavorabile, inoltre esso era ricchissimo di grotte e cavità naturali.
quindi venne naturale alla gente di adattarsi alla natura e al momento storico. Bisogna specificare però che la pratica di abitare in grotta in terra d'Otranto è certificata già in epoca classica, poi fu abbandonata durante l'impero, ripristinata subito dopo, ma non va considerata come sostitutiva. I villaggi in rupe coesistettero semplicemente con quelli normali di pietra e legname. La civiltà rupestre, come la definì Cosimo Damiano Fonseca, non va considerata la stregua dei trogloditi preistorici, anzi, vide il fiorire di vere e proprie città, e non va identificata esclusivamente con l'arrivo dei monaci dall'Oriente perseguitati da Leone III dal 726 d.C. in poi. Facciamo un breve viaggio nella realtà di Terra d'Otranto, una terra carsica che ha visto il proliferare di genti fin dalla preistoria all'interno delle sue grotte che si estendono da Otranto al capo di Leuca fino alle Mogge Tarantine e ad Egnazia, estremo nord brindisino, dove l'antica città messapica e poi fiorente colonia romana vide lo spostamento in blocco dei suoi abitanti nelle lame del suo entroterra. Le lame di Fasano sono diverse. Qui siamo a Lama d'Antico, un villaggio molto grande, dotato di ogni ambiente per i bisogni dei suoi uomini e animali, ma anche di chiese, cisterne e quant'altro. Questi insediamenti sorgevano nei pressi di un corso d'acqua. Scendendo verso sud, oltre le lame di Ostuni, se ne può vedere uno, il canale reale, che attraversa il villaggio di San Biagio, al cui centro c'è una meravigliosa chiesa affrescata. Nel sud Salento, i villaggi rupestri più significativi li troviamo nella Valle dell'Idro, fra Uggiano la Chiesa e Otranto, dove troviamo anche interessanti ipogei a cellette. Su questi ipogei aleggia un'aura veramente affascinante, specialmente in quello di Torre Pinta. Fu scoperto nel 1967 e da tutt'oggi non c'è alcuna datazione sicura di questa monumentale struttura interamente scavata nella roccia. Non si sa chi la fece e perché. Un corridoio scavato nel banco roccioso, lungo 33 metri, si spalanca davanti. La lunga serie di cellette ricavate sulle pareti subito riporta alla mente i colombari romani, ossia quel tipo di costruzione funeraria composta da nicchie in cui venivano conservate le urne con le ceneri dei defunti. Sulla sinistra vediamo un grande arcosolio, dove immaginiamo dunque il morto posto seduto mentre si preparava il rito di incinerazione, che probabilmente avveniva nella stanza sulla destra, dove si entra abbassando il capo, e si trova anche un piccolo sfiatatoio che serviva evidentemente a disperdere il fumo del fuoco. Il corridoio termina in prossimità di tre absidi voltati a botte, esattamente come il corridoio stesso, alle quali si accede attraverso alcuni scalini. La cupola centrale crollò nel XVII secolo e in quel momento fu costruita dagli abitanti della masseria superiore una torre colombaia, che si integra perfettamente con le decine e decine di cellette di cui si compone l'ipogeo. Sulle funzioni e soprattutto sulla datazione si sono sbizzarrite le teorie nel corso degli anni. Alcuni dicono che potrebbe risalire al Neolitico, successivamente ampliato e sfruttato dalle comunità paleocristiane, a cui risalirebbe la pianta a croce latina. Qualcuno ci ha visto una contaminazione arcaica o ellenistica e ipotizzano che l'ingresso della struttura si allineasse col sole al tramonto nel solstizio d'estate. Quest'ultima ipotesi, considerando le variazioni degli equinozi nel corso dei millenni, lo daterebbe addirittura al X secolo a.C. Ovviamente sono tutte congetture. Il problema è che nella struttura non fu mai rinvenuto alcun reperto archeologico o un affresco che ne consentisse uno studio scientifico. Questo è dovuto senz'altro alla diversa destinazione d'uso che se ne fece nel XVII secolo, quando l'ipogeo fu ripulito. Tuttavia, le sensazioni che trasmette al visitatore sono vivide. Accompagnando un'amica qui dentro, una persona che non vede troppi luoghi simili, mi confidava della sua sensazione, camminando nel grande corridoio, di una sorta di utero materno,
di nascita, un'energia benigna e positiva che l'avvolta per tutta la giornata. Uno studioso mi raccontava del meccanismo naturale di mummificazione che subivano invece oggetti biologici, come ad esempio una mela, lasciati appoggiati al suo interno. Di certo un luogo di passaggio, la vita e la morte a braccetto ed in accordo. È certamente questa la funzione di simili ambienti, luoghi di antichi riti funerari, di cui esistono altri esempi, a partire dall'ipogeo di Santa Barbara, posto non molto distante da qui, un sotterraneo diviso in due vani. Nel primo, sulla sinistra, si vede ancora il letto della deposizione, e poi, lungo tutte le pareti, le nicchie ricavate dal banco tufaceo. Ma qualcosa del genere si trova anche presso Presicce, dove il primitivo ipogeo fu adattato anche questo a Colombaia nel 500, all'interno del villaggio medievale di Spiggiano. E poi a Ugento, ricavato all'interno di una grande rupe, fino ad arrivare nelle gravine dell'arco ionico tarantino, a Massafra, dove questo ambiente è legato alla leggenda del mago Griguro, che racconta che queste nicchie servissero a raccogliere le erbe officinali di un eremita. Ed a Grottaglie, nella meravigliosa gravina di Riggio, abitata fin dagli albori della civiltà. Laddove non troviamo villaggi rupestri, esiste quasi sempre ovunque almeno una cripta, scavata a partire dall'VIII-IX secolo e affrescata alla maniera greca. Da nord a sud di Terra d'Otranto se ne contano decine e decine, anche quando, con l'arrivo dei Normanni, il culto divenne latino. E fino a tempi recentissimi si continuano a scoprire nuove chiese rupestri, come nel caso di Grottaglie, dove assieme a Mimmo Vestita riviviamo la storia di un'affascinante scoperta avvenuta per caso e, come tutte le cose per caso, avvolta di un'aura carica di suggestione. Finiamo prima tutta la casa, il palazzo, iniziamo a sistemare il giardino, arriviamo a quest'angolo. Quest'angolo si presentava così: qui c'era un ammasso di pietre addossate alla parete naturale, per cui questo posto era tutto pieno. Questo muro non c'era, naturalmente, questo qua. L'unico pezzo di muro antico che era rimasto era questo. Per cui qui era tutto aperto e, ripeto, c'era questo ammasso di pietre addossate alla parete naturale. L'idea era questa: portare il giardino vicino alla roccia, quindi semplicemente spianare. Quindi parlai con il muratore e gli dissi: togliamo tutte queste pietre, così con le mani possiamo toccare la roccia. E quindi iniziò a togliere le pietre. Dopo un paio di giorni si imbatte in un pezzo di quella colonna. Continua a scavare e si imbatte poi nell'acqua santiera e subito dopo in queste nicchie. Per cui abbiamo svuotato questo posto per metà. L'altra metà invece era occupata da un forno per il pane, che chiaramente non sapevamo l'esistenza. Il forno era molto grande, partiva, diciamo, da vicino alla nicchia grande, da questo pilastro, e chiudeva tutto. Sul forno c'erano altre pietre, per cui almeno prima qui si capiva che ci fosse un forno. Questo forno era veramente grande, io direi sproporzionato per questo luogo. Quindi già questa cosa non funzionava, era troppo grande, era malfatto. La terza cosa, ci accorgiamo che il forno non era mai stato acceso, mai usato. Qual è l'osservazione che facciamo? La volta era crollata, quindi fra un mattone e l'altro l'argilla era ancora cruda, ma anche l'intonaco di questo forno era fatto con argilla e paglia ed era ancora cruda questa argilla. Quindi tutto questo lavoro l'abbiamo fatto insieme agli archeologi e iniziamo, diciamo, a farci qualche domanda: perché questi costruiscono sto mega forno e non lo accendono? Sono gli archeologi, immagino, momenti di invasioni, turchi, saraceni, per cui questi abbandonano il posto e scappano. Cioè, perché loro questo forno lo classificano intorno al 1300, quindi molto antico.
Io, insomma, mi viene qualche dubbio, dico sì, può essere, però può anche non essere, e gli chiedo di fare un saggio qui, lateralmente. Io volevo capire prima di tutto quant'era profonda questa grotta, quant'era grande. Insomma, all'inizio non volevano, perché il forno naturalmente lo volevano aggiustare, restaurare, conservare. Io tra l'altro ero pure d'accordo, però dissi, almeno capiamo. Quanto è grande questa grotta? Poi io gli suggerisco, numeriamo le pietre, le fotografiamo e poi ricostruiamo. Acconsentono a fare questo scavo. E quindi Muratore inizia a togliere pietre, le fotografiamo ed entra più o meno per un paio di metri. Arriva qui, invece di trovare la roccia, troviamo un muro fatto con pietre non regolari, tutto sigillato. A che abbiamo pensato? Forse ci sarà, ne so, una parete rovinata, un crollo dietro. Hanno costruito sto muro per contenere qualcosa. E quindi, prima di ricostruire, diciamo al muratore, togliamo una pietra, una piccola pietra, e vediamo lo stato dei luoghi. Per cui, piano piano, toglie la malta, tira fuori questa pietra ed esce un vuoto dietro. Questo vuoto era buio, non si vedeva assolutamente niente. Per cui un'archeologa che stava nel gruppo fa uscire il muratore dallo scavo, entra lei, accende il telefonino e spia in questo foro. Appena spia, voi non potete immaginare, immediatamente si commuove, immediatamente comincia a piangere. Dopo qualche secondo si riprende e comincia a gridare: c'è un affresco bellissimo, bellissimo. Vedo il volto di una santa, vedo un medaglione, vedo un vestito tempestato di pietre preziose. Al che abbiamo detto: ma è strano, forse siccome era luglio, faceva talmente caldo, forse un colpo di sole. Nemmeno noi credevamo a questa storia. Al che subito l'archeologo esce dallo scavo, fa entrare nuovo il muratore. Il muratore toglie altre pietre e in effetti viene fuori già un pezzo di questo affresco. E lì, insomma, senza portare la pelle lunghe, si decide di demolire questo forno. E viene fuori prima tutta la figura di Santa Barbara, poi piano piano viene fuori il libro, Ego sum lux mundi, io sono la luce del mondo. Per cui, se vogliamo, è fortemente evocativo, no? Dopo secoli di buio, lui che è la luce del mondo torna alla luce. Per ultimo viene fuori San Nicola. Quindi non abbiamo fatto altro che pulire gli affreschi, però ancora non abbiamo capito perché i monaci nascondono, occultano questa chiesa. Facciamo questo scavo in questa nicchia. Questa nicchia era piena di pietre e di terra. Incominciamo a svuotare e qui vengono fuori molti oggetti che appartenevano alla chiesa. Per cui vengono fuori due croci manili, una d'argento e una in bronzo. Quindi su queste croci c'era un Cristo minuto molto elegante. Poi viene fuori un sigillo con una scritta in greco. Poi un encorpium, che non è altro che una piccola crocetta di pochi centimetri, con un Cristo da una parte e un Cristo dall'altra parte. Questa crocetta si apre in due, vuota dentro. Quindi un porta reliquie, classificato intorno al IX secolo d.C. Poi, fra le tante cose, iniziano a uscire delle coppette in ceramica, di quella tipologia. Ogni coppetta aveva delle monete dentro. Perché le monete? Infatti, abbiamo trovato in più scavi oltre 24 di queste coppette. Molte di queste coppette avevano lo stemma nobiliare dei crociati. Perché i crociati? Proprio da qui passavano i crociati? Sì, perché qua giù, appena 200 metri, c'è un pezzo dell'Appia che ancora è via di comunicazione, per cui passavano da qui, lasciavano un dono, perché sia San Nicola
e Santa Barbara sono due santi che proteggono gli uomini che vanno per mare, per cui i crociati giustamente andavano in Terra Santa, andavano spesso a morire, per cui lasciavano un'offerta per imbonirsi il buon ritorno, quindi con lo stemma nobiliare della famiglia. In più scavi, ripeto, vengono fuori tante simbologie che fanno riferimento ai cavalieri templari. Quindi l'ipotesi che è stata fatta dagli archeologi è questa, che questo luogo ha avuto una frequentazione, una forte frequentazione dei cavalieri del Tempio. Non a caso questa è l'unica chiesa che ha le colonne tortili, l'unica chiesa di questo periodo. E le colonne tortili è proprio una simbologia templare, cioè rarissima in questo periodo, cioè non esiste in Puglia un'altra chiesa così. E poi sono state rinvenute tante altre simbologie che fanno riferimento ai templari. Per cui qual è la tesi, l'ipotesi? È che quando i templari vengono messi fuori legge, i monaci occultano questa chiesa, nascondendo quello che potevano, perché sicuramente ci sarà stato un editto da parte magari del vescovo di Taranto che questa chiesa doveva essere distrutta. Per cui loro, per non farla distruggere, costruiscono questo forno avanti, non lo accendono, in un certo senso lasciano un messaggio, no? Lasciano un messaggio come uno quando lascia il messaggio nella bottiglia e l'affida al mare, no? In questo caso l'hanno affidato al mare del tempo. I Bizantini, in lotta coi Longobardi per il controllo del sud Italia, influenzarono l'architettura di questa terra. Sossero molte chiese, utilizzando spesso il materiale di monumenti più antichi e andati distrutti. Caratteristiche sono le chiese a cupola o a cupole allineate, sorte con la tecnica che poi fece diffondere per la Valle d'Itria la trovata rurale del Trullo. Una variante di quest'ultima, più a sud, fu la Paghiara, che raggiunse dimensioni anche notevoli, come dimostrano alcuni pagliaroni, il cui muraglione alla base misura anche 7 metri. Ma le chiese hanno ovviamente altro valore artistico, spesso affrescate da valenti maestranze di lingua e cultura greca, che ancora oggi lasciano ammirato il visitatore. Dopo la conquista dell'Inghilterra, arrivarono i Normanni, fin qui, dal nord Europa, che, alleati di Roma, diedero il via alla costruzione di una lunga serie di chiese e cattedrali. Le genti cominciarono a seguire il culto cristiano latino, a smettere di parlare e di scrivere in greco, e si assiste ad un vistoso sviluppo culturale. L'abbazia di San Nicola di Casole, presso Otranto, divenne un faro per questa terra e la sua biblioteca una delle più ricche di tutto il sud Italia. La cattedrale otrantina custodiva un mosaico che raccontava dell'incrocio di genti, tradizioni, culture diverse. È in questo periodo che la terra d'Otranto si avvia ad essere incastellata, posta com'è in una cruciale zona di passaggio che vide il partire anche delle navi crociate verso Oriente. Il professor Paul Arthur ha rinvenuto in Agro di Supersano il prototipo della prima forma del controllo del territorio usata dagli uomini venuti dal nord, la motta. Una collinetta artificiale alzata in terrapieno, sulla quale si costruiva un fortino in legno. Un esempio di ciò si scopre anche sull'arazzo di Bayeux, il monumentale tessuto ricamato lungo quasi 70 metri che descrive la conquista normanna dell'Inghilterra nel 1066. Ce n'erano senz'altro altre situate in luoghi strategici che controllavano le strade, i beni e il territorio circostante. Poi venne Federico II, i cui fasti riempirono il regno di Sfarzo, dei cui tornei è ancora vivo quello da lui istituito mentre aspettava la sua sposa a Brindisi e nell'attesa diede l'inizio al Palio di Oria.
Il XIV secolo vide il dominio degli Angioini. L'epopea degli Orsini del Balzo, svettante come la guglia costruita da Raimondello a Soleto. La regina di Napoli, Maria d'Enghien, una donna illuminata che molto fece per migliorare le condizioni di vita dei suoi sudditi e per dare loro una delle chiese più belle d'Italia, alla quale partecipò lei stessa nella scelta delle maestranze e nei lavori degli affreschi che fece rifare finché non fu soddisfatta. La chiesa di Santa Caterina d'Alessandria a Galatina. Una sterminata serie di scene, fra le quali, oltre a vivere gli episodi essenziali della Bibbia, si percepiscono alcuni aspetti della vita di allora, la corte, il popolo, forse anche un ritratto della regina stessa. L'affresco di un secolo che si rivive anche nella piccola e meravigliosa chiesa di Santo Stefano e Santa Sofia a Soleto, dove la figura del Cristo si trasfigura nella Agia Sofia, la divina sapienza, col volto di una bellissima donna che forse, chissà, l'anonimo frescante riprese da una modella reale del suo tempo. Con gli aragonesi l'identità stessa della terra d'Otranto si avvia ad assumere il suo simbolo rimasto per sempre, il delfino che morde la mezzaluna turca. L'espandersi della potenza dell'impero ottomano nel Mediterraneo portò i turchi ad affacciarsi sull'Adriatico nel XV secolo. Nel luglio del 1480 i loro propositi visionari di arrivare fino a Roma li fece sbarcare a Otranto. Una storia rara si consumò in questa città fatale. Quasi come un tragico e grandioso romanzo, le potenze del cielo e quelle dell'inferno si scontrarono qui attorno, in una città simbolo dello scontro di civiltà. Tutti i sentimenti dell'animo umano qui si intrecciarono nel rosso sangue, dalla vigliaccheria alla lealtà, dal coraggio alla paura, dalla fede negli uomini fino a quella in Dio. Due secoli prima della strage, l'abate Verdino da Otranto, morto nel 1279, dal monastero di Cosenza aveva predetto: «La mia patria, Otranto, sarà distrutta dal dragone musulmano». Già dimenticavo le profezie. In questa storia ci sono anche queste, che risuonano di titanico destino sopra una città che, dopo essere stata il cuore del Mediterraneo, non tornerà mai più come prima. Compatrono della città è San Francesco da Paola. Non molti sanno che dal suo eremo di Paterno Calabro, qualche mese prima dell'eccidio, dopo una premonizione mistica, scrisse al re nel tentativo di salvare Otranto, ma non fu ascoltato. I suoi confratelli lo avevano sentito rantolare: «Otranto, città infelice, di quanti cadaveri vedo ricoperte le vie, di quanto sangue cristiano ti vedo inondata». E così accadde. Il 28 luglio 1480 una grossa flotta turca sbarcò presso i laghi Alimini. Le cifre dell'attacco sono discordi, generalmente si tende a quantificare le navi in circa 150 unità e gli assalitori in circa 18.000. La città contava 6.000 abitanti, fra uomini, donne e bambini. Il re di Napoli, Ferdinando I d'Aragona, era in Toscana. La sua guarnigione di stanza ad Otranto, davanti all'esercito turco, decide di scappare, abbandonando gli otrantini al loro destino. È qui che si verifica il primo di quegli eventi quasi soprannaturali che caratterizzano questa storia. Gli otrantini, gente di pescatori e contadini, cosa fa? Decide di resistere. Contro ogni logica si schierano tutti come un solo uomo dentro le mura e davanti a quel nemico infinitamente superiore fanno la voce grossa dagli spalti per darsi coraggio. Forse speravano di intimorire i turchi? O che i soccorsi sarebbero arrivati presto? I cannoni invasori presero subito a bombardare Otranto. Una lotta omerica, Davide contro Golia, un esito già scritto. Eppure gli otrantini contro ogni aspettativa resistono 2 settimane. Senza armi, ridotti allo stremo, con la città piena di palle di cannone che piovevano da tutte le parti, che ancora oggi si possono vedere in giro. L'11 agosto fu aperta la breccia fatale, che portò alla caduta della città. Ogni sorta di violenza fu compiuta.
La chiesa profanata, il vescovo segato in due, le donne violentate, le ragazze e i fanciulli portati sulle navi e mandati schiavi in Turchia. Tutti gli uomini e la progenie di Otranto sterminati. In cattedrale, al centro della Cappella dei Martiri, si trova un'antica e prodigiosa statua della Madonna. Durante la presa della città, un soldato turco, credendola d'oro, la rubò. La portò a Valona, ma quando vide che era solo di legno dorato, la gettò fra i rifiuti. Vi era in quella casa una donna otrantina tenuta come schiava, che vista la sua Madonna gelosamente la raccolse. Successe che la sua padrona, che era incinta ed aveva grossi problemi a partorire, riuscì a sgravare soltanto dopo che la sua serva otrantina si mise a pregare la Madonna per lei. La donna così ottenne in ricompensa una piccola imbarcazione, senza vela e senza nessuno che la aiutasse a bordo, e poté riprendere il mare. In un'esplosione di gioia collettiva fu accolta dal vescovo Serafino, frate minore, e riportata in cattedrale da Squillace. In cima al colle ora c'è la chiesa di Santa Maria dei Martiri, costruita in ricordo di quei corpi che qui rimasero insepolti per tutto l'anno trascorso in attesa della liberazione, perché qui furono uccisi rifiutando la conversione all'Islam, decapitati ad uno mentre il boia Berlabei, ad un certo punto, sopraffatto dalla saldezza del loro cuore, si convertì. Ma fu ucciso ed impalato anch'egli dai suoi compagni, come testimonia ancora oggi una stele. La grande pietra usata per le decapitazioni si trova oggi all'interno della Cappella dei Martiri, in cattedrale. Papa Benedetto XVI ha dichiarato santi gli 800 martiri di Otranto il 12 maggio 2013. Confesso che quando sentii pronunciare quel nome, Antonio Primaldo e compagni, guardando il Papa in TV, gli occhi mi si sono bagnati ed il respiro ha iniziato a ingolfarsi in gola, prima di accorgermi che mio figlio mi guardava senza parole. Ci vorrà del tempo e appunto delle parole perché un giorno riesca a spiegargli del perché mi ero così bloccato. Pensavo a quegli uomini, quei giorni lontani, asserragliati dentro il piccolo castello col nemico invincibile là fuori. Perché resistettero? Quale fu la molla che li spinse? E tutti insieme poi. Tutto quel dolore che videro prima di morire. E poi lui, Antonio Pezzulla, detto Primaldo, che si fece avanti e parlò a nome di tutti. Acciso uomini, offese femmine, squartati preti e gli santi degli pariti, gli vagnoni a moistù lontanare, citti citti in giallo mare, gli chiù curti miscati e gli chiù ierti, non saccio manco se erano vivi o erano morti, non te bastano sti motivi, cur rinunciamo a rimanere vivi. La lotta continua che dovette sostenere l'intero Salento per secoli per resistere a invasioni e scorrerie d'ogni tipo costrinse i suoi abitanti a costruirsi una casa che potesse sostenere l'urto di questi attacchi. Alcuni paesi hanno addirittura costruito il loro intero impianto in funzione difensiva. È il caso di Torchiarolo, piccolo borgo con una forma allungata attorno alla sua via principale. Il paese non aveva mura di cinta, erano le sue stesse case le mura. E così ovunque, per tutta la terra d'Otranto, a Vetrana, Acquarica, Merine, una lunga serie di cittadine fortificate per l'incubo comune. Acquarica di Lecce conserva ancora oggi tracce molto evidenti di questa storia lontana, il cosiddetto castello progettato da Gian Giacomo della Caia nel 1549 mostra un'epigrafe che recita schiettamente il motivo della costruzione, proteggere il casale dai turchi. Una casa torre manda invece un messaggio più agguerrito. L'epigrafe dice, tradotta dal latino, «Se gli accampamenti si schiereranno contro di me, il mio cuore non avrà paura». Una vera dichiarazione di resistenza. Alle porte di Lecce, in agro di Arnesano, c'è un'altra importante traccia che ci prova come l'assedio e gli scontri con i turchi arrivarono anche nel circondario della città barocca dopo la presa di Otranto. A Masseria Li Carretti, una torre in origine colombaia, risistemata come torre di difesa, mostra un'epigrafe che ricorda una violenta battaglia che si tenne nella Valle della Cupa. C'è una terra che ha resistito al tempo e alle sue devastazioni e che in ogni epoca ha protetto le sue zolle, costruendovi accanto la sua casa, fuori dalla città, piena di vita, che come l'edera sui muri resisteva e alzava pietra su pietra e vi si abbarbicava e celebrava tutti i suoi giorni la sua resistenza,
dai canti dei contadini al mattino ai rosari delle donne la sera per far addormentare i bambini. La vita è nata dalla terra e come le spighe di grano ha tratto forza dalle zolle e dai raggi del sole e più che mai in terra d'Otranto ha trovato le condizioni ideali per prosperare. Ma al tempo delle invasioni turche era difficile conciliare la vita con le campagne isolate esposte alle scorrerie di pirati d'oltremare che si protrassero fino alla fine del 1700. I secoli XV e XVI furono l'età dell'oro per l'agricoltura in questa terra. Bisognava resistere al predone e costruire un nuovo tipo di insediamento. Sorgono così le masserie fortificate, veri e propri castelli in grado di accogliere gli abitanti e difendersi dall'alto della torre. Le fonti storiche narrano di una certa via dello carro, descritta nel Cinquecento costantemente attraversata dai carri che trasportavano i prodotti della terra, da Brindisi a Lecce fino al porto di Otranto, che attraversava una fitta rete di masserie collegate fra loro e le città. Vasti tratti di queste antiche vie di comunicazione, che per certi versi ricalcano quelle messapiche romane, si vedono ancora oggi, scavate profondamente sul fondo roccioso affiorante. L'ingegno e l'operosità di questa gente si adoperò per sopperire alle mancanze della natura in questo territorio. Senza fiumi, la terra d'Otranto dovette essere dissetata tramite pozzi sapientemente scavati o pozzelle, costruite come una sorta di trullo all'inverso, sottoterra, destinato ad accogliere l'acqua piovana. E poi i canali, ricavati nella roccia, convogliavano come un acquedotto la preziosa materia in enormi cisterne, che spesso si nascondevano sotto palazzi nobiliari come di semplici case, masserie o insediamenti agricoli. Particolarmente affascinante è la cisterna in agro di Depressa, che ancora funziona come chissà da quanti secoli. Oltre all'acqua, importantissimo era anche conservare la neve. In tempi antichi in Salento nevicava ogni anno e spesso, e dietro questo fenomeno atmosferico c'era un vero e proprio commercio, appalti, aziende che ci ruotavano intorno. Sembra strano affermare che prima c'era la neve nel Salento, ma oltre ai documenti degli appalti sopra citati, ci sono anche epigrafi datate sui muri delle chiese, in diverse città del territorio. Qui osserviamo quelle rimaste a Minervino. 4 aprile 1716, nevicò tutto il giorno. A 31 marzo 1816, nevicò tutto il giorno. E qui siamo a Morigino, frazione di Maglie, dove ci informano che nel 1864 nevicò per 5 giorni consecutivi in aprile. Erano veramente altri tempi. Queste tracce sono frequentissime in moltissimi paesi del Salento. Un libro del 1716 riporta queste righe. Porto San Cataldo, al quale articolo dessi aggiungere che la sua entrata dalla parte del castello è assai ingombra di scogli a fior d'acqua, ma che le navi si trovano sempre sicurezza contro i venti del primo e secondo quadrante. Eppure da quel porto che gli abitanti dei vicini villaggi di Aramagna e di Acquarica partono per andare in Albania e da colà trasportarvi la neve, della quale si fa grande consumo in questa remota parte d'Italia, colà in scambio lasciandovi denaro o merce. Questa mappa dell'archivio Congedo mostra questo settore ed il fantomatico paese di Aramagna, dove gli abitanti di questa parte del Salento vivevano facendo commercio di neve. A questo scopo furono costruite ovunque grandi neviere, enormi cisterne voltate a botte dove veniva depositata la neve e venduta man mano che se ne richiedeva l'uso in campo medico. Questa è una grande neviera posta appena fuori l'Equile. Questa invece si trova in agro di Monteroni, un mondo tutto da scoprire, una pagina poco nota del Salento, che rivela comunque la tenacia e l'ingegno di un popolo che ha sopperito alle mancanze della natura con la forza dell'intelletto. Piccole comunità costituite da famiglie che si dividevano i compiti, lavoravano, allevavano bambini, vivevano seguendo il ciclo delle stagioni, l'orologio naturale che faceva semplicemente giorno o buio. In questa armonia le stesse costruzioni diventavano bellissime integrazioni con il paesaggio. La pietra viva, calda compagna del focolaio, delle volte, dei muretti di confine, dei trulli o delle paghiare.
un piccolo mondo antico fra il verde, le zolle e le pietre. C'è una terra cinta dal mare, come il grembo di una sposa fra le mani del suo sposo. Quel grembo perse tanti suoi figli nel corso di lunghi tempi ingenerosi. Così il suo sposo lo cinse con mani di pietra, un forte abbraccio lungo un'intera costa, duro, come la lapide che Matteo Tafuri scrisse sull'uscio della sua casa. Umile sono e l'umiltà me basta, drago diventerò se alcun me tasta. Comandava allora il mondo Carlo V, il re sul cui impero non tramontava mai il sole. Era il tempo in cui i turchi, distrutta Otranto, minacciavano di attaccare il secolare ordine costituito. Fu così che l'imperatore decise di innalzare alte vedette, a cominciare dalle coste della terra più indifesa, il Salento. Sentinelle di pietra, a distanze regolari l'una dall'altra, dovevano sorvegliare, scoraggiare, combattere il nemico e proteggere la popolazione. Così un lungo, lunghissimo perimetro che partiva dalle coste del Brindisino, si inoltrava lungo tutto il Capo di Leuca fino a doppiarlo e infine risaliva fino ai confini con la Basilicata, si snodava una lunga frontiera. Un luogo a quei tempi quasi disabitato, un campo di battaglia, che però ha conservato memoria, nelle pietre e negli animi della gente, l'indole indomita della resistenza alla fatica, al nemico, alla vita. C'è una terra colma di borghi, colori, tradizioni, tesori nascosti e bellezza abbaginante, che è silenziosa, come un'antica casa, ti invita ad entrare ed a restare. Ognuno di noi è sempre un turista in questa terra. Si può scoprirla, viaggiare continuamente alla sua scoperta, ma sempre si potrà trovare un angolo nuovo, uno scorcio inaspettato, un quartiere dimenticato, che nascondono un'altra emozione, un'altra foto da scattare, o un viaggio reale o con la mente, che ancora si può fare. Gli stessi borghi sembrano differenti di volta in volta, diversi, con la loro peculiarità sempre uguale. Così Ostuni, candida di luce chiara, col suo biancore, Ceglia immersa nella Valle d'Itria, Cisternino all'ombra della sua torre normanna, Martina Franca, maestosa con i suoi superbi palazzi, San Marzano di San Giuseppe, patria della lingua berberesche, Francavilla, con l'aura sacra delle sue chiese, oria fumosa e suggestiva come la sua leggenda, Copertino il suo santo, Corigliano fra i borghi della Grecia salentina, Otranto all'estremo oriente d'Italia, Gallipoli il suo antichissimo borgo sopra l'isoletta, Castro, forse l'epopea cantata da Virgilio divenuta realtà. Erchie, legata indissolubilmente alla fede per Santa Lucia e il suo santuario, e le grotte di una fede ancora più antica. Galatone, meraviglioso borgo medievale, dove si erge la meraviglia del santuario del Santissimo Crocifisso, testimone di grandi prodigi durante il Seicento, cui assistette anche Maria Manca di Squinzano, una mistica in odore di santità, cui apparve la Madonna in una storia di miracoli ancora impressi nella gente del suo paese. Giugianello, incantata fra i suoi megaliti, scolpiti da uomini preistorici e natura fantasiosa.
Vernole, i suoi borghi fortezza, a sbarrare la strada che portava a Lecce, al periodo delle invasioni turche, in un paesaggio che nonostante tutto non ha mai mutato la sua natura. Ugento, una delle metropoli dei Messapi, custode di scrigni storici d'ogni epoca ed anche di intriganti siti ancora tutti da scoprire. Patù, dove si cela l'affascinante Cento Pietre, celeberrimo enigma storico costruito con i blocchi dell'antica città messapica di Vereto, secondo la tradizione la tomba di Geminiano, un uomo di Carlo Magno, in lotta contro i saraceni e da questi ucciso a tradimento. Divenne poi una chiesa nel Medioevo. Santa Cesare adagiata sul mare e i suoi borghi incantati, come Vitigliano, che custodisce il famoso Cisternale, emblematico monumento che si perde in epoche arcaiche. Presicce, con la gemma del suo centro storico disseminato di frantoi ipogei. Castrignano del Capo e le sue perle, i borghi più piccoli e suggestivi della Finibus Terre cantata dal grande scrittore Luigi Corvaglia, membro di quella grande stagione di letteratura che si visse a Lucugnano, a casa di Girolamo Comi. E come non fare una passeggiata nei centri storici delle città più grandi? Taranto, arroccata sulla sua isola, custodisce un meraviglioso museo archeologico ricco di ogni sorta di tesori d'arte. Brindisi, il porto messapico e poi romano, con le sue colonne svettanti sul mare, accanto alla casa dove morì Virgilio, appena rientrato dalla Grecia, con l'Eneide ancora in mano. I suoi scorci medievali, ricchi di suggestione e di incanto. E poi Lecce, famosa ormai dappertutto per il suo sfarzoso barocco, che cattura come un allucinogeno lo sguardo del turista che cammina per il suo fastoso centro storico. C'è una terra che brucia di fede e fin dai primordi della sua storia ha colto i riti che in essa si versavano, intrecciavano, attraversavano. Le preghiere per la fertilità hanno caratterizzato tutte le popolazioni primitive, in ogni angolo del mondo, ed anche qui, nel cuore del Mediterraneo, in una terra di mezzo, non poteva essere diversamente. Falli e vagine di pietra emergono dal sottosuolo, come nei pressi di Valesio, una zona abitata fin dall'antichità. Gli stessi menhir potrebbero rappresentare questo significato. Il fuoco è l'emblema cruciale che accende la scintilla delle cosiddette focare in tanti paesi di Terra d'Otranto, il più rappresentativo di quali è Novoli, dove la devozione per Sant'Antonio Abate ha portato anno dopo anno nei secoli alla costruzione del più grande falò di cui si conosce l'esistenza, alto 20 metri costruito coi tranci della potatura della vite, che viene acceso a metà gennaio, in occasione della festa del santo. Il fuoco accende anche la festa dei lampioni, che segna l'arrivo dell'estate a Calimera. Rudimentali lampioni si riscontrano graffiti in alcune grotte della Cappadocia, la zona da cui probabilmente proviene la festa, unica in Italia. Nel borgo si è trasformata col tempo in una gara fra i ragazzi che utilizzano materiali poveri, canne di palude, fili di ferro e di spago, farina ed acqua, per costruire opere liberamente ispirate dalla fantasia, senza limiti di dimensioni. Attraverso collette nel vicinato i ragazzi raccoglievano i pochi denari necessari al lavoro e poi si isolavano nella propria corte. Alla fine questi lavori vengono appesi ancora oggi per le strade, illuminati dall'interno con candele. La luce è il trionfo della festa di Santa Domenica a Scorrano. Un suggestivo tributo della devozione degli abitanti di questa città che, caso unico nella tradizione cristiana, fu scelta da una santa e messa da lei sotto la sua protezione. L'apparizione si verificò nel 1600, quando Scorrano era attaccata dalla peste, ed una donna anziana vide Santa Domenica sulle mura della città, che le annunziava che aveva deciso di proteggere la cittadinanza. Le chiese soltanto di far accendere un cero ad ogni malato che guariva, e di esporlo alla finestra. In breve tutta Scorrano fu illuminata, così come la si vede ancora oggi, ogni anno, nei primi giorni di luglio.
Il 600 fu anche il secolo di San Giuseppe da Copertino, forse il santo più straordinario di Terra d'Otranto, colui che volava. Apparso ai contemporanei come un lume radioso, fu dalla sua stessa fede portato via dal luogo natio. Visse infine nascosto dalla Chiesa stessa, che pure lo aveva indagato con l'Inquisizione, per via delle grandi folle che si radunavano per lui. Ma mentre in giro per l'Europa si ardevano nel fuoco i sospetti di eresia, nulla poterono gli inflessibili inquisitori dell'epoca su di lui. Una delle più antiche feste religiose d'Italia, ancora in vita dal medioevo più remoto di questa terra, si tiene puntuale la settimana successiva a Pasqua, presso il santuario della Madonna del Belvedere, a Carovigno. Situato a 4 chilometri dalla città, è sorto sopra una vasta grotta naturale, che scende 20 metri nel sottosuolo, che ospitava un antichissimo tempio cristiano che, come succedeva spesso nell'Italia meridionale, accoglieva il culto per San Michele Arcangelo, di cui oggi purtroppo si è deteriorato ormai l'affresco. Nel corso dei secoli la grotta fu abbandonata e poi dimenticata. Come accadde spesso dal 400 in poi, il ritrovamento delle effigie sacre fu la molla che fece gridare al miracolo e poi portò alla costruzione della nuova chiesa in tante cittadine di Terra d'Otranto. Qui invece la gente racconta una storia un po' più pratica, che ci cala perfettamente nella realtà di tempi difficili, in cui quando il pastore perdeva un vitellino era una vera tragedia, che spingeva tutto il vicinato a dare una mano nelle ricerche. Accadde così che quando il vitello fu ritrovato, tale fu la gioia che il suo scopritore legò un fazzoletto ad un bastone e cominciò a gettarlo in aria, cantando e urlando di gioia, per richiamare gli altri. Fu per recuperare la bestia che era rimasta intrappolata con le zampe in un fosso che la gente si accorse, liberato il vitello, del buco che si aprì sotto di essa. La grotta sacra era ritornata alla luce. Il lancio del bastone con il fazzoletto, l'anzegna, nel dialetto di Carovigno l'insegna, da allora per la gente del circondario è diventata una tradizione sentitissima. Con la battitura dell'anzegna, due uomini cominciano a ricreare la festa che accadde qui secoli fa. Lanciano al ritmo incalzante di un motivo popolare la bandiera verso il cielo, mentre la gente trattiene il fiato intorno, liberando ogni volta l'applauso quando viene ripresa al volo. Infatti la caduta al suolo dell'anzegna viene vista come cattivo auspicio. La fede sfocia quasi nella superstizione, ma il clima che si respira a Carovigno in questi giorni rimane nel cuore del visitatore. Il rito più arcano rimasto vivo fino ai nostri giorni, poi avvolto dalla fede cristiana, è il passaggio attraverso il foro, nella pietra situata all'interno della chiesetta di San Vito a Calimera, uno spuntone di roccia che fuoriesce dal sottosuolo, attraverso la quale si esegue certamente da millenni questa pratica, oggi però nel giorno dopo Pasqua. Ed il significato di rinascita cristiano aveva certamente in comune le sue origini fra i progenitori pagani. Le fonti più antiche pervenute ci citano questa chiesa nel 1468, ma il culto del foro era forse diffuso più estesamente in tutto il Salento, come dimostrano ancora un menhir sulla serra di Ruffano, altre pietre forate ritrovate nella valle della Cupa e persino una grotta in agro di Parabita denominata Telucarottu, cioè del buco, che fino a tempi recentissimi era ancora attraversata dai ragazzini del paese che si apprestavano a varcare l'età adulta. Ed il significato di nascita, vitalità, fertilità ricorre ovunque a significare il concetto stesso della vagina, la porta femminile da cui la vita ha inizio. La devozione per San Paolo è radicata in questo territorio, per via delle suppliche che per secoli le donne morse dalla tarantola hanno invocato per essere salvate. Un rito arcano mischiato a radici pagane, la musica incessante del tamburello, le danze sfrenate fino allo sfinimento, scene che si ritrovano nei vasi d'epoca classica di questa terra
immagini immortali come di una poetica condanna a cui non si può sfuggire. Il ritmo del tamburello accompagna anche la devozione per San Rocco a Torre Paduli, che da tempo immemorabile rievoca, ma oggi solo per tradizione, la danza dei coltelli nelle ronde che si creano davanti al santuario del santo la notte di Ferragosto. Al primo tepore di primavera, al chiarore delle sacre fiammelle, vanno in scena le tavole in onore di San Giuseppe. Nelle case dei devoti, invase dall'odore delle pietanze, sovrastato dal profumo inebriante di fresi e narcisi, intorno a veri e propri banchetti esplode l'inno di lode per ringraziare San Giuseppe, il santo patriarca, per i suoi prodigi e per rendere grazie per l'abbondanza elargita dalla divina provvidenza rivelatasi nei momenti più bui. Aristotele, parlando del popolo dell'altra sponda, nella sua Politica, loda il loro uso di dividere i piatti con i forestieri, condividendo in armonia, in una sorta di età dell'oro reale. Mi piace pensare che si riferisse alle genti salentine, che prima ancora dell'era cristiana usavano fare quello che con le tavole di San Giuseppe si fa ancora oggi, e solo in questo angolo di mondo. Tutte le città e i borghi del Salento, ognuno a suo modo, rivivono la passione di Cristo. Ogni comunità ripercorre la via del suo personale Golgota. A Francavilla, ad ogni ricorrenza di Pasqua, rinverdisce il rito della processione dei misteri, una tradizione che unisce tutta la terra d'Otranto attraverso una suggestiva e indimenticabile Via Crucis. C'è una terra di una bellezza selvaggia, insinuante, quasi disumana. I suoi fiumi sono senza acqua, ma hanno lasciato canyon profondissimi, gravine e lame abitate dalla preistoria. I suoi campi alternano la generosità delle zolle alla durezza dei sassi. Dalle sue coste si vedono i monti della Calabria e dell'Albania, in un tripudio di sabbia fine e irte scogliere. Una terra che è un tutt'uno con il suo vasto mare. È certamente un segno della predilizione divina ritrovare in un unico territorio quasi tutte le peculiarità e gli aspetti più disparati del pianeta Terra. La Terra d'Otranto conserva tutto questo. Fra un'estensione massima di circa 170 km in lunghezza, esso presenta quasi tutti i tipi di habitat, eccettuati l'alta montagna e il deserto. A nord il panorama è collinoso, intervallato da ampie zone di pascoli verdi e campagne disseminate dai caratteristici trulli. Un tipo di abitazione unico al mondo, nato in verità, dice la leggenda, per pura necessità di poveri contadini. Quella cioè di costruirsi un riparo senza pagare il tributo ai conti acquaviva e di essere in grado di abbatterlo facilmente togliendo solo la pietra che chiudeva la cupola in alto, non appena si fossero fatti vedere gli esattori del feudatario. Siamo in Valle d'Itria, un paesaggio fiabesco si libera intorno. Qui la natura prosegue il suo ordine delle cose. Gli animali fanno parte della vita degli uomini, che abitano queste lande inondate da una luce speciale del sole. La flora presenta varietà sorprendenti. Oltre alle tante specie di querce che intervallano i boschi di ulivi, a riparo di lame e gravine, i preistorici fiumi del Salento, crescono le piante più misteriose, profumate e inattese. Sono conosciute per lo più dagli antichi conventi di Terra d'Otranto, che sempre hanno usato le loro erbe officinali. Scendendo più a sud
Penetriamo verso la Valle della Cupa, altro luogo abitato fin dai tempi più remoti, per via della dolcezza del clima e la grande quantità d'acqua che qui si accumulava dopo le piogge. Il paesaggio è molto dolce, punteggiato dagli immancabili pini, di cui si contano diverse specie. Proseguendo ancora, incontriamo le campagne che più patiscono la siccità durante la stagione secca. Qui l'estate conta tantissimi giorni infuocati, come quelli dell'Africa. La primordiale foresta che una volta ricopriva l'intero Salento si è andata diradando durante i secoli per via del progressivo disboscamento. Ha lasciato il posto agli alberi d'olivo, forse addirittura milioni, che popolano argente in questo affascinante lembo di terra. La scogliera è il trionfo dell'arte, della natura, dove si incontra ogni meraviglia, dalle rocce che respirano, nella baia di Porto Selvaggio, alle marmitte dei giganti, lavorate in perfetta forma sferica sull'aspro litorale di Porto Badisco. Il capo di Leuca è una sorta di varco bidimensionale, un luogo fuori dal tempo, che ha conservato la sua autenticità con una sorprendente facilità. La costa propone boschi a strapiombo sul mare, canyon brulli di terra rossa, piane sterminate, bacini palustri e macchia mediterranea si alternano con velocità cangiante. Ed ogni paesaggio, invariabilmente, ti lascia dentro la sensazione di trovarsi come al centro, nell'ombelico del mondo, di racchiuderlo ed infine isolarsi da esso stesso. Parafrasando il grande artista Carmelo Bene, tutta la terra d'Otranto è fuori di sé, se n'è andata chissà dove. È una terra nomade, gira su se stessa, a vuoto. C'è una terra da c'era una volta e che c'è ancora. La chiamavano terra d'Otranto, anche quando la sua città simbolo, protesa verso est, aveva perso ormai il suo ruolo centrale nel Mediterraneo. Ho cercato di tracciare un quadro completo per rendere la bellezza di questa terra, ma la vera magia è che di ogni città che avete visto, ogni monumento, ogni luogo, beh, si potrebbe fare un film a parte. Buon viaggio a tutti voi che verrete a vederla di persona.